Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nashta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtiki. Ja shrimad bhagavatam siamo arrivati al secondo canto, quarto capitolo, verso numero 5. Rajovacha Samicinam vacho Brahman Samicinam vacho Brahman Sarva gyasya tavanagha Sarva gyasya tavanagha Tamo vishiryate mayam Tamo vishiryate mayam Tamo vishiryate mayam Tamo vishiryate mayam Hare katayata katam Hare katayata katam Rajovacha Rajovacha Samichinam vacho Brahman Samichinam vacho Brahman Sarvagyasya tavanaga Sarvagyasya tavanaga Tamo vishiryate mayam Tamo vishiryate mayam Hare katayata katha Hare katayata katha perfettamente giusto parole Brahman o saggio Brahmana sarvagyasya colui che conosce tutto Tava tuo. Anagam senza alcuna contaminazione. Tamam. Le tenebre dell'ignoranza. Vishiryate. Che scompare gradualmente. Mayam. Amen. Are. Del Signore. Katayata. Come tu dici. Katam. Argomenti. Argomenti.
Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O dotto Brahmana, la tua conoscenza comprende ogni cosa, perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Ripeto la traduzione. Maharaj Parikshit disse: O dotto Brahmana, la tua conoscenza comprende ogni cosa, perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Spiegazione. Maharaj Parikshit ci fa partecipi della sua esperienza personale quando rivela che i discorsi alla gloria del Signore agiscono come un'iniezione su un devoto sincero che li riceve da una persona che non è toccata da alcuna contaminazione materiale. In altre parole, non ci si può aspettare un tale effetto miracoloso dal messaggio dello Srimad Bhagavatam quando esso viene trasmesso da un narratore di professione a un uditorio legato al karma kandiya. L'ascolto devozionale del messaggio del Signore non è paragonabile all'ascolto di discorsi materiali. Chi ascolta con sincerità i discorsi alla gloria del Signore vedrà la propria ignoranza dissiparsi gradualmente. Yasya deve parabhaktir yatha deve tataguro tasya ite katita yartha prakashante mahatmana. Rispetto a Svatara Upanishad 6.23. L'uomo affamato, mangiando, sentirà la fame placarsi e allo stesso tempo proverà il piacere di rifocillarsi. Non avrà dunque da domandarsi se si è nutrito o no. La vera prova che riguarda l'ascolto dello Srimad Bhagavatam consiste dunque nel sentire in sé un'illuminazione positiva. Ripeto la traduzione. Maharaj Parikshit disse: O dotto Brahmana, la tua conoscenza comprende ogni cosa, perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshunun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamascha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kamta Radha Kamta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayvacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, ci sono alcuni punti importanti da prendere in considerazione nel verso di oggi. Quindi l'oratore cambia, non è più Sonakarishi, e poi Sonakarishi ha chiesto a Sutta Gosvami, quindi Sutta Gosvami poi si rivolge ai saggi e dice: come voi avete rivolto domande a me, così Maharaj Parikshit si rivolge a Shukadeva Goswami. E dice: le tue parole sono perfettamente giuste e tu conosci tutto, perché usa il termine anaga, senza alcuna contaminazione. Quindi il punto fondamentale che riporta qui questo verso è che l'oratore dello Srimad Bhagavatam deve essere senza contaminazione materiale. Bhagavat Paradia Bhagavat Astane. Lo Srimad Bhagavatam deve essere diffuso da persone che sono senza contaminazione materiale, sono libere dagli attaccamenti. Ha un pubblico che ricerca questa liberazione. Quando invece lo Srimad Bhagavatam viene riportato da nella spiegazione Srila Prabhupada parla di un narratore di professione, in India ce ne sono tanti, io ho assistito personalmente perché il nostro tempio, quando ero a Surat, era vicino ad altri templi e lì organizzavano questi Bhagavad Sapta e c'erano 10.000 persone, c'erano degli oratori molto esperti e questi andavano avanti per ore a parlare dello Srimad Bhagavatam, ma il loro era un business in pratica, perché ricavavano. Mi ricordo che c'era il cuoco che cucinava per tutte queste persone, c'erano diversi cuochi, c'era questo cuoco, aveva questi pentoloni enormi, e lui prendeva un tot a persona, se cucinava per 1.000 persone prendeva 1.000 euro, per intenderci. E così questi narratori di professione vengono pagati, loro sono molto esperti, ma non sono liberi dagli attaccamenti materiali. E a chi si rivolgono? A un pubblico che altrettanto non ricerca la liberazione dagli attaccamenti materiali, ma ricerca
la gratificazione dei sensi, ricerca i piaceri materiali, essere elevati sui pianeti superiori, quindi sa che ascoltando queste narrazioni ottiene dei benefici di carattere materiale. Quindi sia chi parla che chi ascolta non sono liberi non sono anagà, non sono liberi dagli attaccamenti materiali. E quindi gli argomenti dello Srimad Bhagavatam non producono gli effetti desiderati. E questo è una sicurezza, ha messo Krishna quando Krishna Svadhamo Pagata Dharma Gyana di Birsa, e dice: quando Krishna se n'è andato, ha lasciato lo Srimad Bhagavatam, ma Krishna nello Srimad Bhagavatam ha messo delle protezioni. Non tutti quelli che parlano dello Srimad Bhagavatam e non tutti quelli che ascoltano lo Srimad Bhagavatam possono realizzare Krishna tattva tattva, veramente fino in fondo, ma hanno una comprensione dello Srimad Bhagavatam materialista, e quindi i benefici che uno ottiene in quel modo non sono i veri benefici che Krishna ha lasciato nello Srimad Bhagavatam. Ecco perché Srila Prabhupada sottolinea sempre questo punto, per stimolarci a ricercare dei devoti che siano liberi dalla contaminazione materiale e ascoltare da loro e a nostra volta diventare liberi dalla contaminazione materiale, ricercare questa liberazione dalla contaminazione materiale per comprendere il vero significato dello Srimad Bhagavata. Altrimenti, che differenza c'è? Se noi non abbiamo queste mete da raggiungere, rischiamo di diventare anche noi dei professionisti, se dobbiamo parlare, e dei materialisti, se dobbiamo ascoltare. Qui dice che seguono il Karma Kandiya. Il Karma Kandiya sono semplicemente delle norme che vengono date negli Shastra per l'adorazione degli esseri celesti, per fare in modo di ottenere dei benefici materiali. Ma quello che possiamo fare noi, se non comprendiamo a fondo il messaggio degli Acharya, è trasformare in un certo senso Krishna in un essere celeste al quale chiedere i benefici materiali. Quindi andiamo da Krishna e invece di chiedere fammi diventare, come dice la canzone, alla fine, come l'ultima strofa del Tulasi Arctic, sì, ma inizia Dina Krishna Dase Koi Eye Namora Hoi Shri Radha Govinda Prem Sadayena Basi. Fa che il puro amore per Krishna si stabilisca nel mio cuore. Questa. Yeto Mara Sharanaloi Taravancha Purnoi. Chi si sottomette a te vede soddisfare tutti i suoi desideri. Quindi tutti, Taravancha vuol dire tutti i desideri. Quindi uno può andare a Tulasi e chiedere qualunque cosa. Però alla fine dice fa che l'amore per Krishna si stabilisca nel mio cuore. Ecco, Mora ei abilas vilas kunje Dio, perché dice tutti i desideri siano soddisfatti. E qual è il mio desiderio? È quello che io possa, Mora ei abilas vilas kunje Dio, che possa capire i passatempi di Krishna nei boschi di Vrindavana, e che possa vedere Nayane ribosada
Yugala e che possa contemplare i passatempi di Krishna a Vrindavana. Ecco il desiderio dei puri devoti. E che possa vedere negli associati, degli intimi associati di Krishna, nei sadhu, gli intimi associati di Krishna. Quindi fa che la mia visione si trasformi, diventi spirituale. E poi fa che l'amore per Krishna si stabilisca nel mio cuore. Questi sono i desideri dei puri devoti. Se invece uno va davanti alla divinità o va da Tulasi e gli dice: fa che mi arrivi la macchina nuova, il computer nuovo, la moglie nuova o il marito nuovo, e si ferma lì. Allora, questo è il karma kandiya, in pratica. Questo è: usi Krishna per la soddisfazione dei tuoi desideri materiali. E come fa un devoto a trasformarsi in un narratore di professione? Che non è alla ricerca costante della purificazione, quindi anaga, ma utilizza le risorse del tempio per la propria gratificazione dei sensi. Kamasya nendriya pritir labho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa. Dice: la persona non deve farsi sviare dai desideri materiali, deve essere sempre alla ricerca della purificazione. Quindi, se noi non siamo sempre alla ricerca della purificazione, automaticamente rischiamo di attaccarci a io e mio anche all'interno del tempio e anche mentre stiamo compiendo il nostro servizio di devozione. Quindi rischiamo che una parte di noi si trasformi in un narratore di professione. O se andiamo a distribuire i libri in Sankirtan, invece di portare il Lakshmi che raccogliamo, i soldi che raccogliamo al tempio, ce li mettiamo in tasca. No, uno deve distribuire i libri e portare i soldi al maestro spirituale, no? E così noi possiamo predicare lo Srimad Bhagavatam, ma lo scopo è quello di aumentare il nostro conto corrente, o di soldi, oppure di reputazione, di attaccamenti materiali, Nisiddhachara kutinati jiva imsana labha puja pratishta, di adorazione, di ottenimenti materiali e di essere onorati, avere questo senso dell'essere onorati. Se noi cadiamo in questo tranello, perché la nostra purificazione non è costante, non è in costante evoluzione, anche noi rischiamo di diventare dei narratori di professione. E quindi il messaggio dello Srimad Bhagavatam non arriva integro, perché lo scopo dello Srimad Bhagavatam è quello di purificare da questi attaccamenti. Ma se le motivazioni di chi parla non sono coerenti col messaggio dello Srimad Bhagavatam, la vibrazione sonora non ha la potenza di purificare. Questo è l'insegnamento principale che ci dà il verso di oggi. E infatti, se vediamo l'origine dello Srimad Bhagavatam, qual è? Shukadeva Goswami, che non aveva niente, era addirittura nudo, non aveva neanche i vestiti. E perché si è seduto a narrare lo Srimad Bhagavatam? Per comprarsi i vestiti con i soldi che gli dava Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit non aveva dei soldi, no? No, si è seduto per illuminare Maharaj Parikshit,
E Maharaj Parikshit perché è andato al cospetto di Shukadeva Goswami? Per imparare a come adorare gli esseri celesti e andare sui pianeti superiori? No. Si è spogliato di tutto e è andato al cospetto di Shukadeva Goswami. Quindi questo è lo Srimad Bhagavatam. Se noi vogliamo capire lo Srimad Bhagavatam, dobbiamo sviluppare queste qualità. E il movimento per la coscienza di Krishna è stato istituito a questo scopo. Srila Prabhupada è venuto non per attrarre un pubblico materialista e accumulare beni, ma è venuto per portare la liberazione dalla contaminazione materiale. E ci è riuscito. È riuscito nel suo scopo, però ha lasciato a noi. No? Ha lasciato a tutti i suoi seguaci, seguaci vuol dire che lo seguono, tutti i suoi discepoli, vuol dire colui che segue la disciplina. No? Se uno segue la disciplina che ha dato Srila Prabhupada, è un discepolo di Srila Prabhupada, anche se non diretto, magari indiretto, magari non è il figlio, ma è il nipote o il pronipote, ma segue la disciplina. Se invece uno non segue la disciplina di Srila Prabhupada, non è un discepolo, neanche se ha preso l'iniziazione direttamente, perché non segue la disciplina. Quindi è la stessa differenza che c'è tra un Brahmana e un Brahma Bandhu. Il Brahmana è colui che segue gli insegnamenti degli Shastra e diffonde la conoscenza trascendentale. Il Brahma Bandhu è nato in una famiglia di Brahmana, ma non ha i requisiti del Brahmana. Gli va sempre riservato rispetto, ma non quello che si riserva a un Brahmana autentico. Quindi questi sono dei requisiti fondamentali che Srila Prabhupada ci ha insegnato a ricercare costantemente. Allora, se noi vogliamo ascoltare lo Srimad Bhagavatam, dobbiamo cantare con intensità, purificarci con intensità, servire con intensità. E questo ci porta al giusto atteggiamento per la comprensione dello Srimad Bhagavatam. E chi parla dello Srimad Bhagavatam deve essere in linea con gli insegnamenti di Shukadeva Goswami, quindi deve distaccarsi gradualmente da ogni cosa. In realtà non è che gradualmente, il distacco dovrebbe essere avviene gradualmente, ma la decisione deve essere repentina, deve essere forte e costante. Allora arriva gradualmente. È come la decisione di costruire una casa è forte, il progetto, l'architetto non è che si mette lì a pensare, dice, ma la costruisco in che modo? Alta 3 piani, 5 piani, sta lì a pensarci 6 mesi. No, no. Ha già le idee chiare, 3 piani, in questo modo. E chi inizia i lavori non è che si guarda intorno, dice, mo cosa facciamo oggi? Ma andiamo a berci qualcosa, ci penso domani. No, ha già le idee chiare. Poi che la casa ci vuole, perché la casa venga completata ci voglia del tempo, questo è normale, ma il tempo può allungarsi all'infinito se chi doveva prendere le decisioni non l'ha prese nel modo giusto, o addirittura l'ha prese nel modo sbagliato. L'ha prese, ma malamente, e quindi ha costruito con materiali scadenti. Adesso hanno condannato qualche giorno fa alcuni impresari e tecnici a 10 anni di prigione, non a una pena che può essere scontata con la condizionale, cioè no, 10 anni uno se le deve fare dentro. Perché? Perché hanno costruito delle palazzine lì ad Amatrice, lì dove era, in Umbria, mi sembra, dove Amatrice no,
vabbè, insomma, dove c'è stato il terremoto, e non l'hanno costruite con i criteri giusti. E hanno detto, vabbè, dovevamo spendere 100.000 euro per comprare tutti i materiali di prima qualità. Va bene, spendiamo 50, così gli altri 50 ce li mettiamo in tasca, tanto la casa sembra uguale. E per la casa non è uguale, perché è venuto il terremoto e siccome hanno risparmiato sui materiali, la casa è andata giù e sono morte 18 persone. E allora hanno fatto un processo e a distanza di anni e anni, beh, mi sembra un sacco di anni, adesso non mi ricordo quando c'è stato quel terremoto, è arrivata la sentenza. Hanno dato in tutto 36 anni di reclusione a 4-5 persone. E questi mica facevano i delinquenti. Uno faceva l'architetto, l'altro l'ingegnere, l'altro era il tecnico del comune. Eppure sono andati in galera come dei delinquenti. Perché? Perché le loro azioni si sono trasformate in azioni a delinquere, perché le persone si sono fidate di loro e ci sono morte dentro. Quindi la decisione del devoto, perché noi leggiamo questo Srimad Bhagavatam, perché Srila Prabhupada si è preso l'onere di tradurre questi libri per noi? Primo perché noi li leggiamo, secondo perché noi li comprendiamo e terzo perché noi cominciamo a desiderare di trasformare la nostra vita in accordo a questi principi. Ma noi dobbiamo ricordarci che veniamo da un passato tutt'altro che di distacco. Il nostro passato era pieno solo di attaccamenti materiali. La nostra vita era basata solo sulla gratificazione dei sensi e sull'azione interessata. E quindi per passare da questa dimensione alla dimensione Tavanagha, di totale liberazione, il tempo ci vuole. Quanto tempo? Dipende da quanta intensità mettiamo nella nostra decisione e poi nel percorrere la strada che ci porta verso la liberazione. Ma se cammin facendo per risparmiare sui materiali e intascarci le mazzette, cambiamo le carte in tavola, eh? E quindi Srila Prabhupada ha dato dei criteri molto chiari di come si fa a seguirlo, a diventare suo discepolo, seguace. Ma poi cominciamo a tagliare un pezzo di qua, un pezzo di là. Sono quattro principi regolatori. Vabbè, ma facciamo tre, tanto. Tre è anche un bel numero, no? Si risparmia. Risparmiamo un 25%, ma facciamo anche due, toh. Anche gli intossicanti, ci mettiamo dentro anche quelli. Importante è cantare Hare Krishna. Uno risparmia il 50%, pensa di risparmiare il 50%, ma non sviluppa la purificazione necessaria per comprendere il messaggio. Quindi il tempo passa e quando arriva il terremoto dell'energia materiale, che nel mondo materiale è sempre pieno di terremoti dappertutto, tempeste, uragani, terremoti, la casa che abbiamo costruito crolla e se noi ci siamo presi cura di altre persone, sotto le macerie purtroppo vanno a finirci anche altre persone che non sapevano niente, non avevano nessuna colpa, però muoiono sotto le macerie. Cos'è questa morte? E cosa sono le macerie? La morte è che uno perde fiducia nella coscienza di Krishna. Prima aveva fiducia, do shraddha, inizia con fiducia. Ah, c'è la possibilità di liberarsi dall'energia materiale, c'è la possibilità di tornare da Krishna. Uno viene a contatto con i devoti e sviluppa questa fiducia. Poi pratica, passano gli anni e
non avviene quello che descrive qui Maharaj Parikshit. E cosa avviene? Dice: le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza. Usa il termine Vishiryate, che scompare gradualmente. No? Le tue parole hanno il potere di dissipare gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Allora, se le parole di chi si è preso la responsabilità di diffondere lo Srimad Bhagavatam non seguono i criteri dati dagli Acharya, non hanno il potere di dissipare le tenebre dell'ignoranza. E quindi chi segue questi insegnamenti non riesce più a vedere la possibilità di liberarsi dal ciclo di nascita e morte. Comincia a pensare, prima pensava, in un certo frangente ha pensato: oh, ce la posso fare, Haribo, Haribo, ce la posso fare. Cioè, è come un condannato a morte che gli arriva la grazia, capite? Cioè, uno era destinato a morire il 6 di marzo, sì, magari aveva ancora 3-6 mesi davanti, ma la data della sentenza era già lì. Gli arriva la grazia. No, la pena è stata commutata da pena di morte in 18 anni. Caspita, quello fa i salti di gioia. 18 anni sono tanti, ma prima o poi vedrà la fine e uscirà. Quindi ha trasformato la pena di morte in un'estasi, anche se è 18 anni di reclusione. E va alla mensa con gli altri detenuti e dico: che ti è successo? Voi non potete capirlo, dovrò passare qui solo 18 anni. 18 anni, e non sei triste? No, perché devo crepare. No? Cambia lo stato, la prigione è sempre la stessa, i detenuti sempre gli stessi, ma cambia il suo stato di coscienza. Così, se noi siamo nel mondo materiale, vediamo costantemente gente morire. Adesso c'è una paranoia della morte in giro che si taglia col coltello. Stanno rientrando a scuola centinaia di migliaia di studenti obbligati a indossare delle mascherine per 4-6 ore al giorno. Vuol dire respirarsi l'anidride carbonica per 6 ore al giorno. Ma questa è pazzia pura. Cioè, uno si avvelena per 6 ore al giorno. Cosa gli prende dopo 6 ore? E dopo una settimana così, dopo un mese così? No? Quindi siamo in una situazione drammatica nel mondo materiale. E tutto si conclude con la morte. E la maggior parte delle persone pensano che dopo la morte non ci sia niente. Finisce tutto. Ma questo vuol dire che uno è già morto anche se vive. È già morto, perché pensa che dovrà morire, non solo, ma arriverà alla morte con una grande agonia, con mascherine, sofferenza, per andare a scuola poi, ed essere obbligato a sedersi su un banco. E una volta mi hanno invitato un paio di volte a tenere delle lezioni a un liceo a Torino, sono entrato lì e in una stanza poco più grande di questa c'erano 26 alunni seduti appiccicati con le finestre chiuse, una puzza incredibile. E io ho detto: e voi, ho pensato, non glielo ho detto perché sennò, e voi state qua dentro per 6 ore al giorno, 5-6 ore al giorno, per 5-6 giorni a settimana, per tutto l'anno? Ma uno diventa pazzo lì dentro. E poi impara i promessi sposi. E la storia di Renzo e Lucia, che è importante, è bello, un bel libro da leggere, però imparano anche tante altre cose. Ma
Era già un'agonia prima, adesso con le mascherine. E cosa aspetta alla fine? La morte. E uno pensa, ma questa è vita, ma questa è morte anche se sembra vita. Perché? Perché è vero, è morte. Allora, il messaggio dello Srimad Bhagavatam ha il potere di liberare dalla morte chi lo ascolta, ma solo se chi enuncia lo Srimad Bhagavatam lo fa in accordo a Guru, Shastra e Sadhu, lo fa in accordo ai principi che ci hanno dato gli Acharya e l'Acharya per eccellenza Shukadeva Goswami. Allora la nostra ripetizione dello Srimad Bhagavatam ha il potere di dare a chi ascolta la speranza. All'inizio la speranza e poi trasformare questa speranza in certezza che c'è la possibilità di uscire da questo ciclo interminabile del samsara. Basta seguire la strada tracciata dagli acciari. E cosa succede? Succede il miracolo che siccome l'anima è eterna e ha un'eterna relazione col Signore Supremo, la fede che questa liberazione possa essere reale, diventa così forte che si trasforma in certezza. E quando il devoto canta Hare Krishna, ha la certezza che si sta liberando dal ciclo di nascite e morti. Quando ascolta lo Srimad Bhagavatam, si sviluppa gradualmente in lui o in lei la certezza. Se, proprio, e fa l'esempio Srila Prabhupada di quello che ha fame, questo è un verso, un altro verso del Bhagavatam che io non ho mai imparato, ma prima o poi lo imparerò, che l'uomo affamato mangiando sentirà la fame placarsi e allo stesso tempo proverà il piacere di rifocillarsi. Quindi, due piaceri in uno, la fame che si placa e il piacere di essere soddisfatto. E così l'affamato di vita, se possiamo definire così l'anima condizionata, ascoltando lo Srimad Bhagavatam, sentirà la fame della vita, che era la morte certa, placarsi, perché comincia ad ascoltare, a conoscere veramente la sua posizione costituzionale, comprende che esiste un'altra dimensione oltre a questa, che ci attende. E poi sente il piacere di rifocillarsi e qual è questo piacere? Che va in estasi, dalla mattina alla sera, qualunque cosa fa, perché sta servendo Krishna, quindi è già un'anima liberata anche nel mondo materiale. Jivan Mukta Saucate. E questa liberazione ci tocca subito, è istantaneo, non devi aspettare dopo la morte. Adesso è già finita la morte, stiamo già vivendo perché siamo al cospetto degli Acharya, davanti alle divinità, davanti a Krishna nella forma dello Srimad Bhagavatam e possiamo percepire questo piacere e questa soddisfazione. E allora la nostra fede diventa impermeabile a tutti gli attacchi delle intemperie di Kali. E chiunque può venirci a dire qualunque cosa e gli diciamo, aspetta un attimo, che ho da fare? Cos'hai da fare? Devo leggere anche il prossimo verso, devo ascoltare il prossimo canto, devo servire il mio maestro spirituale ancora di più, perché quello che ho fatto fino adesso per lui è troppo poco per ringraziarlo di quello che ha fatto per me. Altrimenti avviene esattamente l'opposto. Uno si avvicina al servizio di devozione, nutre un po' di speranza, ma poi le parole di chi si mette nella posizione di essere rappresentante degli Acharya non hanno il potere di ispirare e il devoto non ha la fede sufficiente per superare da solo tutti i problemi dell'esistenza materiale. E gradualmente quella fede, quel barlume di fede che aveva,
comincia a spegnersi e se si spegne del tutto, il devoto smette di essere devoto e pensa che Krishna è mitologia, si iscrive magari all'università, cambia abitudini di vita, si associa con i materialisti e ritorna a fare quello che ha sempre fatto. E cosa comincia a pensare? Che prima o poi dovrà morire e buonanotte ai suonatori. E finisce sotto le macerie di Kali Yuga. E quando uno finisce sotto quelle macerie, non è certo che riprenderà la forma di vita umana, anzi, c'è quasi la certezza che dovrà rinascere in forme inferiori. Perché? Perché il karma lo sovrasta, come le macerie hanno ucciso quelle persone e quelli sono usciti morti. Sì, l'hanno trovati, ma morti. E a cosa serve un corpo morto? A niente. E ha creato un sacco di disperazione intorno. Quindi le stesse persone che avrebbero potuto gioire in quella casa, adesso si fa sempre l'esempio, ed essere felici, sono uscite morte. E quindi gli stessi devoti che avrebbero potuto liberarsi dal ciclo di nascita e morte e insieme a loro liberare un sacco di persone, escono morti e senza speranza. Ecco perché il movimento per la coscienza di Krishna può espandersi all'infinito o può implodere. E quindi il tempio, invece di diventare un luogo dove la coscienza di Krishna è così attraente che vengono tante persone e tutti si illuminano e continuano in questa espansione graduale e naturale, diventa un luogo dove anche chi ci abita è frustrato, sofferente, si lamenta perché questo non va, perché quell'altro non va, la mia mente, la mente degli altri, e Prabhupada ci ha lasciato un qualcosa troppo difficile, secondo me, e quindi uno arriva a pensare che Prabhupada ha sbagliato. E facendo così si dà la zappa sui piedi ed è costretto poi a cambiare storia, e con tutti i rischi che comporta questo cambiamento. Quindi prendiamo ispirazione, spunto, insegnamento dal verso di oggi per diventare dei bravi discepoli degli acciari. E questo dipende da noi, non dipende da qualcun altro. Ognuno deve fare la scelta, la propria scelta per sé. E Srila Prabhupada ce l'ha dimostrato, era in un mare di guai, perché la Gaudiya Math da grande successo si era sfasciata in pratica. Quindi dal fatto che tutti ne parlavano bene, tantissima gente ne parlava male. Poi sono rimasti dei bravi Vaishnava che hanno comunque continuato a portare avanti il messaggio, ma rispetto a quello che c'era prima si era sfaldata e in alcuni casi anche sfasciata. E Srila Prabhupada cosa ha fatto? Era da solo? Ha detto, non, sì, non sono da solo, se io seguo gli insegnamenti degli Acharya riceverò Yasyadeve Parabhaktir Yatadeve Tataguro Tasyaite Katitayarta Prakashante Mahatmana. La verità viene rivelata alla persona che ha una fede totale in Krishna e nel maestro spirituale. E quindi questa fede diventa irrevocabile nel cuore del devoto sincero. Ognuno di noi può fare le scelte per sé, la propria scelta, e decidere di seguire la strada tracciata dagli Acharya. E se facciamo così, cominciamo a respirare una nuova aria, l'aria della liberazione. Jai Srila Prabhupada ki jai, Granthaji Srimad Bhagavatam ki jai. Sono 8:30, se c'è una domanda rapida o un commento, altrimenti concludiamo.
Domanda? Un commento? E poi c'è la buona condotta, perché se uno è stata tramutata la pena, la pena di morte, 20 anni. Poi con la buona condotta magari con 10 se la cava. Infatti questa è la nostra speranza, che non è facile. Ci sono delle difficoltà da superare, è fuori discussione, ma se c'è la buona condotta, ci sforziamo di seguire le istruzioni del maestro spirituale, anche quando la nostra mente vorrebbe fare qualcos'altro, serviamo i devoti e li rispettiamo anche quando la nostra mente vorrebbe fare o dire qualcos'altro, andiamo in Harinam entusiasti e sorridiamo alle persone anche se la nostra mente sta pensando ai suoi 1000 problemini. Questa è la buona condotta. E dall'alto vedono tutto, perché figuriamoci, vedono tutto anche adesso con le telecamere. Figuriamoci, il Paramatma è una telecamera incorporata, infinita, presente ovunque. Krishna vede tutto e vede e provvede. E se vede la nostra buona condotta, dice: senti, qui parla col direttore del penitenziario che si chiama Durga, e le dice: ma guarda, questo devoto qua, c'è bisogno di anime liberate che diffondano la coscienza di Krishna. Aveva un karma pesante, togliglielo un po', perché se lo merita. E improvvisamente ci sentiamo al settimo cielo e prima eravamo sottoterra. Questa è la scienza della realizzazione spirituale. Scientifico vuol dire che si può sperimentare. Ecco, il movimento per la coscienza di Krishna è perfettamente scientifica. Si può sperimentare, basta applicare questi insegnamenti alla nostra vita. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Granth Sarasvati Srimad Bhagavatam ki, Jai. Grazie a tutti per l'attenzione.